E siamo tornati, ragazzi. E dato che il video di ieri con un file Excel vi ha emozionato e siete stati contenti, e vi ringrazio perché l'ho già detto anche nel video di questa mattina, non mi aspettavo così tanti complimenti per il video, quindi sono contentissimo. Ho deciso di tornare su un file Excel perché ricorderete che l'anno scorso, all'inizio del campionato, avevo deciso di fare una vera e propria prediction di quanto sarebbero stati efficienti poi ed efficaci i calciatori della Juventus. Avevo fatto una prediction di gol fatti, subiti, di presenza di ogni singolo giocatore e di gol di ogni singolo giocatore. Oggi siamo qui per vedere se queste promesse sono state mantenute, se avevo qualche idea simile a quello che poi è stato effettivamente l'annata della Juventus, e ovviamente sono pronto per rifare questo simpatico giochino, perché ci aiuta, no, a distanza di un anno, capire quali erano le nostre intenzioni inizio anno e quali poi sono state effettivamente le risposte del campo. E quindi vi chiedo di lasciare tanti mi piace per cercare di raggiungere una buona quota per il nuovo file che prepareremo per la prossima stagione. E dato che l'anno scorso avevo lasciato il link nei commenti di questo file Excel, magari anche voi avete fatto la vostra prediction l'anno scorso, può essere un buon modo per riesumarla e andare a controllare con i dati effettivi della Juventus. Allora, qua vedete tutto nero, ma io in realtà sotto questo nero ho già scritto, e quindi vi sbloccherò pian pianino un attimino i numeri andando ad analizzare giocatore per giocatore. Allora, Szczęsny, la mia prediction su Szczęsny era stata la seguente: 31 presenze e 28 gol subiti. Io avevo pensato questa cosa per Szczęsny. Alla fine Szczęsny ha fatto 33 presenze, quindi 2 in più rispetto a quelle che avevo previsto, e ha subito un gol in più. Attenzione che questa relativa ai portieri si ripercuote poi anche sulla mia previsione. Avevo pronosticato 79 gol segnati dalla Juventus e 34 subiti. La Juventus invece ha fatto 57 gol, ne ha fatti 22 in meno rispetto a quelli che mi aspettavo sulla carta, e ne ha subiti 3 in più. Quindi la Juventus è andata peggio rispetto a quella che era la mia posizione a inizio campionato. Ovviamente qua era appena andato via Cristiano Ronaldo, era appena stata completata la rosa. Vi faccio vedere un attimino, infatti la mia differenza reti era di 45, in realtà la Juventus ha chiuso con la differenza reti di 20, quindi numeri sicuramente non entusiasmanti. E ovviamente non potevo prevedere l'arrivo di Zaccaria e di Vlahovic a gennaio, e non potevo prevedere gli addii di Kulusevski e Bentancur sempre nella stessa sessione di mercato, quindi mi perdonerete, ma queste sono cose che vanno al di là dell'umana concezione. Per quanto riguarda Perin, signori, io Perin avevo pronosticato 6 presenze e 5 gol subiti. Devo dire la verità, ci siamo andati vicino, perché Perin ha fatto 5 partite e ha subito 7 gol. Diciamo che sui portieri bene o male è cero, sui gol subiti ero stato forse un pelo ottimista. Stiamo parlando di 3 gol in 38 partite, quindi il margine d'errore è veramente basso. Sull'attacco invece è decisamente male, e forse è per questo che sono rimasto particolarmente deluso dalla Juventus nell'ultima stagione. Pinsoglio, ragazzi, ve lo dico subito, avevo pronosticato un gol, una presenza e un gol subito. Pinsoglio ha fatto una presenza e ha subito un gol con la Fiorentina l'ultima giornata, quindi Pinsoglio, posso dire la verità, l'abbiamo preso al 100%, lo mettiamo in verde, super verde acceso. Invece qua ci siamo andati abbastanza vicino, possiamo mettere un verdino un pelo più spento, una roba di questo tipo, nel senso che ci siamo andati vicino e basta. Giorgio Chiellini, allora, cosa pensavo di Giorgione? Mi aspettavo 16 presenze e un gol per quanto riguarda Giorgio. Che cosa ha fatto invece effettivamente? Ha fatto 21 presenze e 0 gol, quindi ha giocato più di quanto mi aspettavo. Quel gol alla fine non l'ha segnato, siamo andati abbastanza vicino, ma in realtà nemmeno così tanto. Per quanto riguarda De Ligt, pensavo 32 presenze e 2 gol, alla fine invece Matthijs ha concluso il campionato con 31 presenze e 3 gol, quindi qua diciamo che ci siamo andati molto 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 vicini. Ovviamente non siamo ancora a livelli di Pinsoglio, mi ritengo abbastanza simile a quello che è stato il ragionamento per Szczęsny. Leonardo Bonucci, avevo pronosticato 29 presenze e 2 gol. Qua devo dire la verità, è stata una bella sorpresa quella di Bonucci, perché ha giocato un po' di meno rispetto alle previsioni, ha fatto 24 presenze in Serie A, ma ha segnato ben 5 reti. Ovviamente un paio di gol su rigore con la Lazio, ha tirato 2-3 rigori mi pare in stagione, quindi una cosa che non avevo preventivato, non potevo immaginare che ci saremmo ritrovati a far battere rigori a Bonucci, però alla fine Bonucci ha segnato 5 gol, qua è andato completamente fuori dalle mie previsioni. Per quanto riguarda Rugani invece,
avevo ipotizzato 6 presenze e 0 gol, qui invece devo dire la verità, l'ho cannata completamente, perché Rugani ha fatto il doppio delle presenze, ben 12 partite giocate, 0 gol. Vabbè, ho beccato il 0 gol di Rugani, ho sbagliato tutti gli altri gol dei centrali, mi aspettavo una batteria di centrali da 5 gol, invece ne sono stati segnati ben 8, e quindi capite bene che se mi aspettavo 22 gol in più che non sono stati segnati e i difensori ne hanno segnati più di quanto immaginavo, tutti gli altri calciatori sono un po' più rei, colpevoli di avere qualche gol in meno nelle statistiche rispetto alla previsione. Alessandro, io mi aspettavo 27 partite e un gol, come siamo andati? 28 partite, 0 gol. Meno male il rendimento di Alessandro l'avevo indovinato, diciamo che non è stata un'annata fenomenale di Alessandro, ma me l'aspettavo abbondantemente, non ha nemmeno fatto quel gol, quell'unico gol che poteva dare un po' di gusto, no, alla stagione, invece no. Danilo, mi aspettavo 33 presenze e 2 reti, Danilo invece, devo dire la verità, qua mi ha un po' deluso, perché le partite sono state invece 22, 11 di meno e soltanto un gol. Questo è il rischio di fare le previsioni inizio anno, nel senso tu non puoi immaginare quando un giocatore si farà male, verrà ceduto, insomma l'abbiamo già detto, Danilo è stato fermo tanto tempo tra dicembre e gennaio mi pare, dopo appunto quell'infortunio rimediato all'Olimpico contro la Lazio, e quindi qualche partita se l'è persa, però fa parte del rischio, fa parte del gioco. Cuadrado, mi aspettavo 32 presenze e 3 gol, su Cuadrado probabilmente sono stato abbastanza bravo, perché in realtà Cuadrado ha fatto una presenza in più del previsto, quindi 33, ha segnato 4 gol, l'avevo sottovalutato, ha fatto un gol e una presenza in più del previsto, quindi Cuadrado ha fatto una buona stagione mantenendo i livelli che gli avevo attribuito. Come potete vedere, comunque fino adesso strafalcioni grossi, forse se vogliamo quello di Rugani e l'exploit di Bonucci sotto il punto di vista realizzativo, che non mi aspettavo, anche se in realtà ha giocato 5 partite in meno di quelle che avevo pronosticato, però diciamo che bene o male siamo lì. Invece Luca Pellegrini me lo aspettavo da 5 presenze e 0 gol, qua piacevole sorpresa, perché alla fine Pellegrini è sceso in campo ben 18 volte senza segnare gol, quindi ho beccato i 0 gol di Pellegrini come i 0 gol di Rugani, piacevole sorpresa, non mi aspettavo un Pellegrini così inserito all'interno delle gerarchie o comunque delle rotazioni, quindi ben venga, piacevole sorpresa, mi fa sempre piacere vedere queste cose, soprattutto per ragazzi che arrivano alla Juventus da promesse, e speriamo che Pellegrini dovesse rimanere alla Juventus, possa essere il titolare l'anno prossimo a sinistra, perché l'alternativa è sempre Alessandro. Mattia De Sciglio, avevo ipotizzato 12 presenze e 0 gol, invece De Sciglio ha fatto 20 presenze e 1 gol, ho sottovalutato tantissimo De Sciglio, possiamo dire che Rugani, De Sciglio, Pellegrini e io aggiungo anche Bonucci, perché appunto l'avevo abbastanza sottovalutato, almeno sotto il punto di vista dei gol, diciamo, almeno sotto il punto di vista dei gol, facciamo così. De Sciglio non l'avevo letta bene, il gol che ha segnato è un gol importantissimo, perché è il gol del 4-3 a Roma contro la Roma, che col senno di poi è diventato fondamentale in chiave UEFA Champions League. Rugani e De Sciglio me li aspettavo molto meno protagonisti e invece sono stati molto più protagonisti, giocando praticamente il doppio delle partite rispetto a quelle che mi immaginavo, e quindi questo è un dato di fatto. Ovvio che adesso ci prepariamo a una nuova stagione, io sono sempre di quell'idea, Rugani e De Sciglio sono delle riserve, devono essere tali, se iniziano a giocare una mole di partite considerevoli allora diventa un problema, perché poi la Juventus deve davvero contare su di loro, e insomma. Artur, io pensavo 18 partite, un gol, vi stupirò, ha fatto 20 partite, 0 gol, diciamo che ci sono andato abbastanza vicino, avevo inquadrato abbastanza bene Arthur, mi aspettavo un numero basso di partite anche per via di un infortunio rognoso che aveva l'anno scorso, si era operato un ginocchio, era praticamente stata tolta una rotula, aveva tirato fuori una roba dall'operazione incredibile, mi aspettavo una stagione un po' così di Arthur, è stata una stagione un po' così di Arthur, quindi l'avevo letto bene. E invece Aaron Ramsey, io mi aspettavo 14 partite e un gol, Ramsey ha fatto 3 partite e 0 gol, poi è stato ceduto a gennaio, perché all'epoca mi aspettavo così tante partite di Ramsey, anche se stiamo parlando di 14 partite su 38, non è che sia sto gran numero di partite,
ma semplicemente perché nelle prime partite, appunto nelle prime due almeno, l'esordio in campionato, Ramsey aveva giocato per necessità, per mancanza di altri giocatori, per infortuni, per squalifiche e via dicendo, e quindi pensavo potesse rimanere un giocatore da inserirsi all'interno delle gerarchie, quindi non un titolare, però un giocatore che qualche presenza te la poteva fare. Invece Ramsey è stato messo fuori rosa nella Juventus, è stato poi ceduto a gennaio, e quindi di queste 14 partite un gol non si è visto assolutamente nulla. McKennie, mi aspettavo 30 presenze e 4 gol, e attenzione che iniziamo a entrare in numeri abbastanza interessanti, per un centrocampista, per una mezzala. Che cosa ha fatto invece McKennie? 21 presenze e 3 gol. Questo cosa significa? Che intanto non potevo prevedere la frattura al piede di McKennie rimediata in Champions League all'andata col Villarreal, ma sotto il punto di vista realizzativo mi aspettavo un McKennie che potesse fare qualcosa. Sono ancora dell'idea che Pogba a parte possa essere il nostro unico centrocampista in grado di portare qualche bonus considerevole, poi ovviamente c'è Locatelli, ma la posizione in campo lo va un po' a penalizzare, e quindi probabilmente con qualche partita in più McKennie avrebbe addirittura superato le mie aspettative. Quindi Weston non l'avevo letto bene sotto il punto di vista delle presenze, ma vabbè, ribadisco, qua c'è un infortunio un po' come Danilo, e invece sotto il punto di vista dei gol bravo, quindi speriamo che possa essere un buon punto di partenza. Rabiot, 31 presenze e 2 reti, questo era quello che pensavo di Rabiot l'anno scorso. Come è finita? Che Rabiot ne ha fatte 32, quindi ne ha giocata una in più rispetto a quelle che pensavo. 0 gol, neanche quei 2 gol. Rabiot ha chiuso l'anno con 0 gol. E vabbè, è che vi devo dire, ragazzi, sotto il punto di vista della titolarità di Rabiot ci avevo visto lungo, ma era abbastanza prevedibile guardando un po' il centrocampo dell'anno scorso. Sotto il punto di vista dei gol mi aspettavo qualcosina di più. Manuel Locatelli, attenzione, 32 presenze e 4 reti, ha mantenuto le attese Locatelli, 31 presenze, 3 reti, adesso leggermente sotto l'aspettativa, manca un gol e una partita, però anche qua Locatelli poi è stato sfortunato tra Covid, infortunio al ginocchio, rientri, quindi poteva fare anche più partite, probabilmente magari in quella partita poteva scapparci il gol. Direi di aver inquadrato abbastanza bene Locatelli alla sua prima stagione alla Juventus, si può fare di meglio assolutamente, però direi che l'impatto è stato assolutamente positivo. E poi vabbè, Bentancur, numeri saranno sminchiati, mi aspettavo 28 presenze e un gol, ha fatto 19 presenze e 0 gol, segno che comunque Bentancur finché è stato alla Juventus è stato praticamente un titolare, però non potevo assolutamente indovinare una sua cessione a gennaio al Tottenham. Federico Chiesa, anche qua, ragazzi, purtroppo io mi aspettavo 35 presenze e 9 gol, crociato, ha deciso che non è così, ha fatto 14 presenze e 2 gol. Finché è stato a disposizione Chiesa è rimasto anche abbastanza sottotono sotto il punto di vista realizzativo, devo dire la verità, però si stava sbloccando proprio a gennaio, quando poi si è fatto male, era il giocatore un po' trascinatore in più della Juventus. Sono mancati i gol di Chiesa, lo sappiamo, è mancata la presenza di Chiesa, lo spunto di Chiesa. Speriamo che l'anno prossimo possa tornare al meglio, anche se ovviamente le presenze in campionato nella prossima prediction saranno ridotte per via dell'infortunio che si porterà dietro almeno nella prima parte di stagione. Bernardeschi, mi aspettavo 26 partite e 2 gol, ha fatto 28 partite e un gol. Diciamo che il rendimento di Bernardeschi, meno male, me l'aspettavo. Mi aspettavo potesse segnare 2 gol, invece no, si è fermato soltanto a uno, mi pare col Bologna, sì, dovrebbe essere stato all'andata con il Bologna, il numero di presenze bene o male è stato rispettato, anzi qualcosina di più rispetto al previsto, però sì, Bernardeschi è quel classico giocatore lì, infatti la Juventus non ha rinnovato il contratto. Kulusevski, sappiamo già tutto, io mi aspettavo 32 presenze e 5 gol, finché è stato lui ha fatto 20 presenze e un gol, quindi abbastanza utilizzato comunque da Allegri nella prima parte di stagione, poi ceduto, mancavano dei gol, però potevano arrivare nella seconda parte, non lo sapremo mai. Moise Kean, ragazzi, ve lo dico subito, l'ho cannato, perché io mi aspettavo 30 presenze e 11 gol, e oggi dire vabbè, ma 11 gol, però ragazzi dovete considerare che Kean la scorsa estate arrivava da calciatore che aveva appena disputato un'ottima stagione col PSG, non mi aspettavo potesse replicare quella stagione, mi aspettavo potesse fare decisamente peggio, aveva segnato una ventina di gol stagionali, ho detto magari in un campionato intero almeno una decina di gol può andare in doppia cifra, invece assolutamente no, perché Kean ha giocato 32 partite, quindi ha giocato più del previsto e ha segnato 5 gol, quindi la metà rispetto a quello che mi aspettavo. Non sempre partito titolare, anzi quando partivo a titolare faceva bene, ma quando vi dico che Kean per me è stata la più grande delusione dello scorso campionato,
motivo è questo, mi aspettavo potesse essere più determinante. Vedremo se rimarrà la Juventus, vedremo se quest'anno potrà essere qualcosa in più, perché 32 presenze e 5 gol per un attaccante sono numeri terrificanti, anche se poi se andiamo a guardare un po' la media inerente ai minuti giocati, gol realizzati, lì va decisamente meglio, però ovviamente se non sei un titolare ma sei una riserva devi abituarti a giocare anche dei pezzi di partita abbastanza piccoli dove devi fare differenza anche se non parti da titolare. Alvaro Morata, mi aspettavo 32 partite, 10 gol, i numeri di Alvaro Morata, classici numeri di Alvaro Morata. Morata ha giocato 35 partite, ha fatto 9 gol, mi aspettavo leggermente di meglio, non siamo andati distanti troppo dal punto grosso, ha fatto un gol in meno, non è arrivato in doppia cifra in Serie A, è stato uno dei giocatori più presenti, forse il più presente in assoluto, utilizzato da Massimiliano Allegri in Serie A, Alvaro Morata. Questo spiega il perché la Juventus è ancora lì, che sta cercando di trovare un accordo con l'Atletico per riaverlo l'anno prossimo, però mi aspettavo questo rendimento da Morata ha avuto questo rendimento, non c'è niente da dire. Paolo Dybala, giocatore molto chiacchierato, neoacquisto della Roma, mi aspettavo 32 presenze e 16 gol, devo dire la verità, Paolo Dybala ha fatto un po' meno, ha giocato 3 partite in meno rispetto al previsto, ma soprattutto ha segnato 6 gol in meno rispetto a quelli che avevo in testa. Potete iniziare a capire che un gol di Morata qui, 6 gol di Ken lì, 4 gol di Kulusevski là, 7 gol di Chiesa su, i 2 gol di Rabiot, i 6 gol di Morata, fai presto ad arrivare a quel famoso 20 rotti di gol che mi aspettavo e che poi invece non ci sono stati. E aggiungiamoci che Vlahovic ne ha fatto pure uno Zaccaria, che non mi aspettavo perché non potevo prenderli in considerazione, quindi capite bene che c'è stato qualcosa che non ha funzionato sulla carta per la rosa che era quella di partenza della Juventus dell'anno scorso. Dybala è stato poi il capocannoniere della Juventus, però mi aspettavo decisamente di più, un po' sugli standard del miglior Dybala, però ovviamente il miglior Dybala giocava anche nella miglior Juve e si è vista la differenza sia per Dybala sia per la Juventus. Sono due cose collegate? Probabilmente sì, ma Dybala mancano 6 gol all'appello rispetto alla mia previsione. Caio Jorge, mi aspettavo 10 presenze e 2 gol, sarete stupiti di sapere che Caio Jorge ha fatto 9 presenze, non chiedetemi come è possibile, ma Transfer Market dice così, segnando 0 gol, e quindi mancano 2 gol pure qua, e questo è tutto. Quindi vi rilascio un attimo la tabella, ve la faccio rivedere un po' così, non ho messo i colori sotto successivamente rispetto a come avevo iniziato la difesa, ma mi perdonerete, fa lo stesso, ne abbiamo già parlato a voce. Mi aspettavo decisamente di meglio e non vedo l'ora di poter fare una nuova prediction per l'anno prossimo, cercando di inquadrare alcuni giocatori che magari quest'anno non è riuscito a inquadrare bene, e sperando di riuscire a trovare i gol mancanti, perché 79 gol era un buon bottino, 57 gol invece veramente è un bottino magro.